artisti nell'ombra, volti sconosciuti, ma voci inconfondibili che danno vita a emozioni, sogni e all'immortale magia del cinema. In compagnia di due fra le più belle voci italiane, ci addentriamo in un mondo affascinante, quello del doppiaggio, e ne scopriamo i segreti. L'ho già definito tante volte una sorta di processo imitativo, così mediato da sfumature personali, diciamo che è un recupero di un'interpretazione dove in qualche modo si cerca di replicare quello che è stato fatto in presa diretta, ripeto, con un minimo di fantasia che nasce anche dal nostro desiderio di essere quel personaggio. Non andiamo a fare altro che riprodurre qualcosa che già esisteva. Quindi noi dobbiamo, diciamo, fare una copia artistica di quelli che sono stati i sentimenti, le emozioni, le voci, la costruzione proprio audio di quello che è già stato fatto. Con la voce ci lavoro praticamente a 360 gradi. Sono cose molto diverse fra loro, cioè non parli nel film come parli nel documentario, non parli nel documentario come parli nel trailer, non parli nel trailer come parli nella trasmissione radiofonica. Panzone, siamo vicini, non dire a nessuno ciao. È firmato ciao. Come hai fatto a non capire che era di ciao? Voce, cuore, ispirazione, cos'è che è necessario per diventare doppiatori? Io credo che sia una macedonia di tutti questi ingredienti, no? In cui sia la voce è una particolarità di ognuno di noi, il cuore è una particolarità anche questa di ognuno di noi, ma deve essere comune nei sentimenti e nelle emozioni che noi andiamo a riprodurre qui al buio, che però sono già state create dall'attore stesso sul set. In realtà non sta nella voce il segreto sta nei pensieri e nei retropensieri che ci sono all'interno delle cose che si dicono. Cuore, testa e anima. E poi la vocalità è il condimento, diciamo, generale in cui ognuno di loro ha una sua prerogativa. Ma si guardi, va a caccia di spie. L'Inghilterra, l'MI6. L'ha mandata a cercarmi sapendo che non era pronto, che forse sarebbe morto. Mammina è stata molto cattiva. Tu come hai iniziato? Quanti anni fa avevi l'età di questi ragazzi? Io ho iniziato facendo la radio a 15 anni e mezzo, 16 anni. Mi piaceva utilizzare lo strumento voce come comunicazione. Poi il percorso è stato lungo, determinato da incontri casuali. 19 anni fa ho iniziato il doppiaggio, 30 anni fa esatti. Avevo 12 anni, ho iniziato a fare la radio. Poi successivamente però ho dovuto imparare a scindere le due cose. Il linguaggio radiofonico è un linguaggio diverso, molto diverso da quello della recitazione spontanea dei film che doppiamo oggi. Scegliete la vita. Che succede qui? Io sono un mago. Non capisco cos'è quello che vedo. Io so dov'è la valigetta. Tu sai dov'è la valigetta? Chi di voi ha già un'esperienza come domestica? Mi rendo conto che il suo nome non è sulla lista, ma dobbiamo avere quella suite. Potrei levarmi di mezzo. Potresti. Ti pagherei bene. Non bastava mai. Vedi, chiunque abbia il controllo della tecnologia ha nelle mani il mondo. Ci hanno fatti troppo in gamba, troppo veloci e troppo numerosi. Soffriamo per gli errori che hanno commesso, perché quando la fine arriverà, noi rimarremo, nient'altro. Per questo ci odiano tanto. Ed è per questo che devi restare qui, con me. Quali sono le maggiori difficoltà a livello tecnico oppure a livello recitativo? Secondo me le difficoltà sono sempre a livello recitativo, interpretativo, perché la cosa più difficile è interpretare un altro da noi stessi. Lo credo, quando si hanno due bocce così. No, aspetta, hai due borracce immense. Volevo dire, vorrei farci un giro. Creavo l'amore con le parole come il vasaio crea i vasi di argilla. L'amore che rovescia imperi. L'amore che lega insieme due cuori. Vengano le fiamme, lo zolfo dell'inferno. Per sei penny a riga potevo sconvolgere un convento. Non sei obbligato a farlo. Io sono un intermediario. Potrei levarmi di mezzo. Potresti. Ti pagherei bene. Ti porto a un bancomat. Ho 14.000 dollari sul conto. E ce ne andiamo sulle nostre gambe. Un bancomat. Una caratteristica dei doppiatori probabilmente deve essere quella della versatilità. Come si passa da Gatto Silvestro alla voce suadente di Javier Bardem? Ma guarda, con un processo che io facevo sin da quando ero bambino, che era un processo di immaginazione, un processo creativo di immaginazione,
Io giocavo con altre voci che erano dentro di me, cioè mi creavo degli amici che non esistevano e quindi riuscivo a parlare, ma questo lo fanno tanti bambini, non è che io fossi pazzo. Mi ti servo, ma a tavola! Se noi riuscissimo ad essere molto bambini in questo ruolo, in questo lavoro, riusciamo ad avere, abbiamo diciamo ottenuto, secondo me, già un 70% del percorso. Pensa all'amore come ad uno stato di grazia. Non ad un mezzo per arrivare a qualche cosa, ma come l'alfa e l'omega. Andiamo, lo dica per me una volta sola, coraggio. Lei è pazzo. No! Non questa, no, l'altra frase, forza. Lo so che ce l'ha sulla punta della lingua, la dica per farmi contento, per favore. L'esperienza dell'insegnante. L'esperienza dell'insegnante è nata veramente per gioco insieme a, a Roberto e a, e a Bucciarelli. È nata per gioco, poi è diventata una cosa divertente, nello stesso tempo abbastanza seria. Ma dove avete la testa? Io suggerisco di prendere una scala, aspettare che la vecchia esca e arraffare il pinnuto. Ci interrompiamo dove lei dirà: eccomi, sussurrato, verrò di nuovo. Capito? Tu quando senti questa, abbiamo la chiusura dell'anello. Roberto, vediamo tecnicamente come funziona un turno di doppiaggio. Cosa stiamo provando adesso, c'è l'immagine sul sonoro e loro stanno facendo una prova sul sonoro, appunto. Dopodiché toglieremo l'audio sonoro e proveranno sul muto, cioè a mettere le loro voci sugli stessi movimenti, sul movimento del loro viso, della loro faccia, del loro stato d'animo, prendere uno stato d'animo della situazione. Dopodiché proveremo a inciderla. Proprio lui, ahimè. Ma perché ahimè? Un umile attore. Questo è il nostro gioco del buio.